Buonasera, buonasera, buonasera a questa nuova puntata. Oggi è una puntata dedicata alle varie razze. Oggi ci dedicheremo alla prima razza che tratterò, che sarà lo Yorkshire Terrier. Quindi pregherei magari le domande inerenti solo a questa razza, Yorkshire Terrier. Quindi una bellissima razza. Ho iniziato quindi, diciamo, questa nuova serie di live in diretta, trattando quindi le varie razze. Quindi inizieremo con lo Yorkshire, poi la prossima volta sarà il Chihuahua, il Maltese e via di seguito. Poi tratteremo ovviamente anche le razze medio giganti. Ogni razza, quando tratteremo la razza, tratteremo anche quella che è, diciamo, la caratteristica della razza inerente al biotipo, alla costituzione di quella razza. Quindi prenderemo in considerazione in primis il biotipo, in modo tale che capiremo in relazione al biotipo la sua predisposizione alle varie malattie. Quindi molto importante in primis inquadrare il biotipo. Molti di voi penso già l'avranno fatto, ve lo dico subito, praticamente lo Yorkshire e dobbiamo inquadrarlo il tipo bilioso nervoso. Noi sappiamo che i biotipi non è che sono qualcosa di molto diciamo rigido. Ecco, la classificazione dei biotipi non deve essere qualcosa di molto rigido, ma è in relazione anche molto spesso alla razza. Molto spesso una razza può essere un punto di incontro tra vari biotipi, anche la stessa razza nella prima fase può rispecchiare quel biotipo, col tempo, magari in età diciamo senile, può andare poi a manifestare quelle che sono le sue caratteristiche verso un altro biotipo. Quindi non è proprio qualche cosa che noi dobbiamo essere molto rigidi in questo tipo di classificazione, però sapere diciamo, la predisposizione in relazione a quel biotipo è molto importante, perché poi dobbiamo, in base a questo, poi dobbiamo muoverci sia nell'integrazione sia nell'alimentazione, anche nella cura delle varie malattie a cui è predisposto. Allora, incominciamo subito a dire questa razza è una razza molto particolare, devo dire che è un incrocio, non me ne vorranno tutti gli esperti di questa razza, ovviamente. È un incrocio tra un Manchester e uno Skye Terrier. Pensate che nella metà dell'Ottocento questa razza veniva adoperata per cacciare i topi. Sia i minatori sia i lavoratori del tessile utilizzavano questa razza proprio perché è una razza che teneva a bada i topi. È una razza quindi che è molto interessante, perché è prima di tutto molto intelligente come razza, si adatta molto bene quindi alla vita in famiglia, però ha anche un certo carattere classico proprio del bilioso. Quindi tendenzialmente è una razza che in alcune circostanze, soprattutto se non ha avuto una buona socializzazione, può essere tendente all'aggressivo verso anche razze più grandi, quindi bisogna anche considerare questo. Quali sono le malattie a cui va predisposto questa razza? Allora, in primis dobbiamo dire, per quanto riguarda l'occhio, io ho tutta una classifica che mi sono scritto proprio per non sbagliare. Allora, abbiamo la distichiasi. Che cos'è la distichiasi? Sono praticamente delle ciglia ectopiche che crescono sulla rima palpebrale. Molto difficili da vedere, ma attraverso una lente di ingrandimento lo specialista individua quella ciglia. Beh, quella ciglia va a irritare perché crea una sorta di sfregamento sulla cornea, un po' come se avesse della sabbia nell'occhio, quindi l'occhio ogni tanto l'ammicca, si arrossa, molto spesso lo curate per una banale congiuntivite e poi riprende proprio perché c'è questa irritazione, questo fatto meccanico che poi va eliminato eliminando la ciglia ectopica, che si può fare attraverso vari metodi, attraverso la crio oppure magari attraverso l'elettrodepilazione, si asporta quindi questa ciglia ectopica e finisce lì il problema. Ma poi parleremo delle problematiche dell'occhio, perché molto spesso l'occhio è una problematica del fegato e quindi molto soggetti, dato che questi soggetti, dice stesso la parola bilioso, ha una tendenza ad avere problematiche sia a carico della colecisti, ma del pancreas, reflusso gastrico, quindi e soprattutto il fegato, quindi è un soggetto che molto spesso somatizza le problematiche
sull'apparato gastrointestinale, ma questo lo vedremo in seguito. Poi, oltre alla distichiasi, ovviamente l'entropion, quindi si rivolta la palpebra verso sempre la superficie cornea. Molto spesso questo entropio può essere anche un entropion, diciamo, di natura infiammatoria, quindi una volta eliminata l'infiammazione, a volte l'entropio rientra, ma non sempre. A volte c'è anche una riduzione del globo oculare che fa rientrare la palpebra verso l'interno. Poi va soggetto spesso a cheratite secca. Questa cheratite secca è molto spesso una malattia autoimmune, quindi bisogna valutare tutto l'organismo per intero. Molto spesso sono delle problematiche autoimmuni e quindi va indagata per quale motivo questo cane ha questa problematica autoimmune. Si fa uso di lacrime artificiali, ma bisogna poi agire sulla causa, sulla malattia autoimmune, quindi bisogna agire molto sul sistema immunitario. Se è di un soggetto bilioso, i soggetti biliosi di per sé hanno una iperattività del cortisolo, quindi c'è un'ipercortisolemia, però nel tempo questi soggetti con l'età, con l'avanzare dell'età, vanno incontro a un esaurimento di questa ghiandola surrenale e quindi poi vanno soggetti a delle problematiche di autoaggressione, quindi malattie autoimmuni da autoaggressione. Una di queste è proprio anche l'occhio, quindi la ghiandola dell'occhio non produce più quel liquido di qualità e anche le produzioni di queste ghiandole mucipere non riescono a trattenere il liquido e quindi di conseguenza ci sarà un occhio lacrimoso che poi si creerà del muco, quindi questo muco presente a carico dell'occhio e questa cornea che ha una scarsa secrezione lacrimale, quindi va trattato l'occhio se c'è un'infiammazione, si possono aggiungere anche, io utilizzo molto spesso anche delle gocce all'ozono, quindi gocce a base di ozono. Poi c'è la displasia microvascolare che soprattutto a carico della retina, è una razza che ha parecchie problematiche a carico della retina, quindi molto spesso va visto il fondo oculare, quindi si può avere la cosiddetta persistenza pupillare della membrana della pupillare, si può avere un'atrofia della retina, abbiamo detto PRA, questo è un qualcosa che va visto con l'oftalmoscopio, quindi l'oculista esperto incomincerà a vedere una iperriflessia del tappeto, quindi della retina, e subito quello voglio dire che ci sta per iniziare una forma degenerativa, che fa? Sta un sacco di cose da fare, una sorta di integrazione, astaxantina, tutta una serie di antiossidanti, e andare a indagare se c'è anche lì una malattia autoimmune, perché la rete molto spesso è preda proprio a malattie autoimmune. Si può avere un distacco retinico e quindi praticamente bisogna stare attenti anche in quei casi là, si può agire dei prodotti a base di fosforo, si può agire con degli antinfiammatori, ovviamente non mancheranno mai gli antiossidanti, perché è anche una razza che molto spesso è preda a cataratta. Cataratta non solo senile, ma molto spesso avviene anche in giovane età. Questo è dovuto proprio alla presenza di tossine. Pensate per esempio agli antiparassitari che vengono messi tra le scapole, pensate alla tossicità che può dare queste sostanze che possono poi ripresentarsi nell'umore vitreo, quindi nell'umore acqueo dell'occhio. E questa tossicità ovviamente crea grossi problemi al cristallino. Inoltre, tutta una serie di infiammazioni croniche che molto spesso sono dovute a una cattiva alimentazione di questi soggetti. Ovviamente parleremo anche di questo. Poi, ovviamente, a carico della cute, anche lì è una razza che va molto spesso preda al Cushing, cioè questa malattia autoimmune che colpisce la ghiandola surrenale, può essere anche un Cushing dovuta a una neoplasia a carico dell'ipofisi del cervello, quindi in quel caso là ci saranno delle problematiche nervose, si fa la risonanza, si vede questa massa. Io la curo con tutto un metodo di una terapia biologica, il metodo di Bella, anche con sostanze che vanno a interferire sulla secrezione della prolattina, che è uno di quegli ormoni che è molto proliferativo in queste situazioni qua. Quindi bisogna agire anche con sostanze che vanno a combattere la prolattina. Oltre a tutta una serie di rimedi, io uso molto spesso dei rimedi fitoterapici e non che agiscono su un aumento di cortisolemia. Preferisco spesso non adoperare quel classico farmaco che si usa proprio per il morbo di Crohn, che è un vero e proprio chemioterapico. Io preferisco associarlo, eventualmente ridurre il dosaggio con un'associazione di fitoterapici. Poi
abbiamo la demodicosi, che significa che è un soggetto che ha una sorta di immunodepressione, molto spesso in seguito a stress, aumento di cortisolemia, c'è un'immunodepressione e quindi a quel punto si può innescare sia malassezia ma anche demodicosi. Quindi bisogna tenere molto, bisogna sostenere il sistema immunitario in questa razza e molto spesso va soggetta a immunodepressione. A livello del fegato è una razza molto sensibile per il fegato, infatti va spesso soggetta a steatosi epatica, a infiammazione della colecisti, infiammazione quindi soprattutto inerente al suo stato d'animo, un soggetto che se si innervosisce, dato che di per sé è un carattere un po' irritabile, se si innervosisce c'è un blocco della secrezione di questa bile, e quindi si può avere un'infiammazione della colecisti, un ristagno di bile, quindi bisogna agire con delle sostanze colago, che io uso molto spesso il caldo mariano, il terrasso, eviterei sostanze come acido ursolicolico, che comunque cerco di limitare, sono in situazioni molto gravi, ma utilizzo anche per esempio il magnesio stesso e mi favorisce un buon deflusso biliare. Bisogna quindi in queste situazioni qua sostenere il fegato, sostenere anche la secrezione biliare e sostenere il pancreas, che è un altro organo molto debole in questa razza. E se è giunto un soggetto in simpatico tonio, spesso va soggetta a un'alterazione della funzionalità del pancreas, che a volte si può manifestare anche con un'insulina di tipo 2, cioè un diabete di tipo 2, oppure deve avere proprio pancreatite. A quel punto il cane ha un atteggiamento di dolore, c'è una cifosi, che a volte viene scambiata per un problema della colonna vertebrale, oppure si può avere un cosiddetto atteggiamento a preghiera proprio per questa infiammazione a carico del pancreas. Quindi bisogna stare molto attenti, evitare quindi, soprattutto evitare cibi troppo grassi, evitare quei cibi industriali che sono ricchi di grassi infiammatori che vanno a stressare troppo il pancreas e tra questi ovviamente l'eccesso di carboidrati che è presente in molti cibi industriali. Proprio il problema è spesso proprio l'uso di questi cibi industriali, questo eccesso di carboidrati che vanno a stimolare troppo il pancreas, a produrre l'amilasi, questo pancreas alla fine poi comincia ad avere una forma di esaurimento e quindi da pancreatite poi si può trasformare in insufficienza pancreatica. Quindi l'alimentazione sicuramente molto spesso in queste razze è sbagliatissima, soprattutto se poi si fa uso di estrusi, che ovviamente considerate pure lo stomaco così piccolo, quando va il croccantino all'interno dello stomaco, questo dilata, quindi distende, si può avere reflusso gastrico, che è poi quello responsabile di quella produzione di tartaro che molto spesso questi soggetti vanno incontro. Quindi, soprattutto il bilioso, i problemi sono soprattutto inerenti al fegato, alle colecisti, quindi al pancreas, quindi bisogna adoperare un'alimentazione che non affatichi troppo questo pancreas. Bisogna privilegiare proteine di altissima qualità e quindi difficilmente in un estruso abbiamo proteine di altissima qualità. E inoltre bisogna favorire anche una buona funzionalità intestinale, quindi con l'uso di prebiotici, probiotici, quindi è una razza molto delicata dove maggiormente le problematiche si hanno proprio a carico del fegato, quindi spesso steatosi epatica, si hanno problematiche a carico del pancreas e molto spesso problemi a carico della bocca, poi si vanno a riversare a carico delle valvole cardiache, no? Che sono delle valvole dove molto spesso questi batteri si vanno a depositare. Ecco perché è molto importante la pulizia della bocca, molto spesso si hanno delle situazioni di questo tipo qua, vedete la produzione di tartaro, che va a creare le gengivite, ma inoltre questo tartaro poi è micidiale perché va nel sangue e quindi praticamente oltre a creare una piorrea, ma molto spesso questi batteri diciamo dal sangue poi vanno a migrare e si vanno a depositare nell'ambito delle valvole cardiache, quindi si incominciano ad avere quei problemi di insufficienza cardiaca. Anche lì è importante la terapia deve essere una terapia mirata, evitare di dare troppi tossici, perché molto spesso si esagera a volte, magari nel dosaggio, allora in quei casi là si può anche ridurre il dosaggio del farmaco associandolo al rimedio naturale. Per esempio abbiamo tantissimi rimedi nell'ambito della fitoterapia, anche della micoterapia, che è un'azione adiuvante del farmaco, quindi possiamo associarli in questo.
E inoltre altre problematiche, per esempio a carico del fegato si possono avere anche dei shunt portosistemici, a volte possono essere acquisiti o congeniti, acquisiti molto spesso in seguito a fenomeni cirrotici, perché poi purtroppo queste steatosi si trasformano in cirrosi. E inoltre poi abbiamo la persistenza del dotto arterioso, che è un qualcosa che purtroppo poi va sottoposto a chirurgia, quindi c'è una chirurgia intratoracica. Una volta fatta poi la chirurgia si dovrebbe poi risolvere la situazione. A carico della trachea, è una razza che va spesso incontro al collasso tracheale, questa è una debolezza importante di questa razza, perché proprio la struttura, la consistenza della cartilagine a volte è proprio deficitaria, c'è cioè un problema proprio di struttura del collagene. È una razza che andrebbe integrato il collagene sia per i problemi a carico delle articolazioni, che molto spesso va soggetta all'assità legamentosa e quindi di conseguenza lussazione della rotula, ma anche e proprio per la trachea, per dare struttura agli anelli cartilagini. Quindi si può integrare collagene, vitamina C, anche la stessa glucosamina e condrodisolfato sono interessanti proprio per strutturare bene queste cartilagini. Inoltre poi abbiamo la malattia del sangue, la malattia di Willebrand, è una malattia ovviamente che interessa la coagulazione, però è molto rara. Diciamo, più presenti invece sono quelle a carico del fegato e della bile. Quindi dobbiamo inquadrare soprattutto per stare molto attenti, soprattutto su quel versante bile e fegato, sono quelli i punti deboli di questa razza, perché molto spesso è una razza che si risente molto dello stato psico-emozionale, quindi è un soggetto che se è irritato magari in una situazione ambientale, a suo sfavorevole, oppure in un ambiente che a lui non gli va bene, oppure magari non riesce a convivere in quella situazione, in quell'abitazione, perché c'è un conflitto, ecco, questo stato di conflitto gli crea grossi problemi a carico del flusso biliare, quindi c'è il ristagno biliare, una cattiva funzionalità del fegato, che ovviamente poi risente anche l'intestino. Ovviamente lì dove c'è un risentimento epatico, c'è un risentimento intestinale, c'è anche un risentimento gastrico, perché è un soggetto che tende ad avere una distensione epatica, soprattutto se è alimentato male con l'uso di questi estrusi. E di conseguenza questo reflusso gastrico non solo crea problemi di faringite, sinusiti, quindi catarro sia a carico dell'orecchio ma anche del naso, ma può dare anche questa distensione epatica problemi di aritmia cardiaca. Sono quelli che poi magari vanno al cardiologo, si manifesta questa aritmia, magari nella notte può avere anche dei fenomeni aritmici importanti che creano poi a volte anche situazioni importanti di emodinamica a carico del polmone. E si inizia subito con la terapia degli ACE inibitori, quindi la terapia che cercano di abbassare la pressione. Però molto spesso è un problema proprio di ritenzione, cioè di reflusso, di distensione gastrica. Quindi una volta migliorata l'alimentazione, ridotto quell'infiammazione silente che magari è presente in quel soggetto, noi possiamo avere una riduzione della pressione arteriosa e quindi di conseguenza possiamo fare a meno fino in quel momento. Di evitare di dargli il farmaco, che comunque è un farmaco che va a appesantire il fegato, non solo poi quando si associano magari tre farmaci insieme, come il pimebendan, l'ACE inibitore e il diuretico, molto spesso questi diuretici, se dati poi in dosi magari generose, possono veramente scompensare e creare problemi elettrolitici. Quindi bisogna soprattutto effettivamente vedere se bisogna da subito iniziare questa terapia cardiaca, ma molto spesso, ripeto, in alcune situazioni, soprattutto quelle forme iniziali, migliorando l'attività intestinale, riducendo la ripienezza gastrica e magari dando dei prodotti che riducono la pressione arteriosa, anche dei fitoterapici antiaritmici, come per esempio può essere il biancospino, abbiamo la melissa. Farmaci che agiscono sulla psicosomatica, come il ficus carica, per esempio, che agisce soprattutto su quelle gastriti psicosomatiche, ecco, noi riusciamo a riequilibrare questo soggetto e evitare di iniziare la terapia cardiaca. Anche perché qui è molto importante l'alimentazione, quindi bisogna avere un'attenzione maniacale per l'alimentazione. Io non so quanti di voi che stanno in ascolto, che hanno uno Yorkshire, alimentano il proprio cane con i croccantini. Ci sarebbe la possibilità di ripiegare eventualmente sugli essiccati oppure in alcune circostanze sul pressato, ma io consiglio sempre di associare
L'ideale sarebbe un'alimentazione naturale fatta per bene, senza quegli eccessi di carboidrati che molto spesso anche lì si sbaglia. Un'alimentazione casalinga, spesso si dà troppo riso, si dà tutti i giorni questo riso, è un po', si mette un po' dovunque, un po' come tappare dei buchi e uno mette il riso pensando, insomma, di evitare quel calo, diciamo, di peso, ma molto spesso non è quello il problema è dare proteine di qualità e grassi di qualità, perché anche quello è molto importante. Considerate che il metabolismo di Yorkshire, essendo un bilioso nervoso, ha un metabolismo molto accelerato, quindi tende al dimagrimento se noi diamo una quota proteica più bassa, anche di grassi, perché tende al catabolismo proteico. Quindi se noi diamo poche proteine rischiamo di avere una muscolatura insufficiente che poi ci dà grosse problematiche sia a carico della colonna vertebrale perché la muscolatura paravertebrale è deficitaria, quindi c'è una maggiore sollecitazione della colonna e quindi va più soggetta a ernie discali, discalgie e tutto il resto. E poi abbiamo la situazione della rotula, quindi questa rotula diventa ballerina a seconda poi della gravità. Ci sono anche circostanze che va operata, ma a volte si può anche tonificare bene, soprattutto nel primo grado, aumentando la muscolatura, migliorando la tonicità e soprattutto la struttura dei legamenti pararotuli, si riesce a tenere una buona stabilità della rotula. Allora, io direi continuiamo ancora 10 minuti, poi passiamo alle domande. Non so quanti ne siete, ma non so quanti di voi hanno gli Yorkshire. Io ho cercato spero che molti di voi abbiano diciamo, divulgato attraverso i vari gruppi, perché ripeto, molto probabilmente non riprenderò più il discorso di Yorkshire perché andremo su altre razze. So che lo Yorkshire è molto diffuso in Italia, molte famiglie hanno questo Yorkshire, però molti di loro purtroppo hanno una cattiva gestione. Dove sono i problemi principali? Ora, molti di voi magari spesso vaccino anche per la leptospirosi. Ecco, sapete che io sono un po' critico nei confronti di questo vaccino, soprattutto perché ha molto mercurio, poi c'è idrossido alluminio, quindi sono in quelle circostanze dove effettivamente c'è un grosso rischio. È un cane ovviamente che va alla ricerca di topi, ma oggi la nostra società civilizzata non ha più diciamo, quell'incombenza che aveva nella metà dell'Ottocento. È ovvio che è un cane di ricerca che va nelle tane, però se voi state più attenti, evitate insomma, posti a rischio, potete evitare in quel caso di vaccinarlo contro questo vaccino che veramente molto molto mi crea grossi problemi a carico del sistema immunitario con problemi anche autoimmuni. Alcuni sono avute delle crisi dell'epilessia, alcuni hanno avuto delle encefalite, alcuni delle luiti, insomma tutte problematiche inerenti al sistema immunitario. Dipende anche dalla sensibilità nei confronti dei metalli pesanti, perché comunque pensate un New Yorkshire pesa 3-4 kg, voi mettete 100 microgrammi di Timersol per quanto riguarda ovviamente il vaccino della leptospirosi, peggio ancora per chi fa poi quello per la rabbia, considerate questi metalli che comunque poi si accumulano nel cervello, in tutti quegli organi dove c'è molto grasso, e il cervello è uno di quegli organi dove c'è più grasso, quindi si accumulano, questo purtroppo con il mercurio difficilmente poi andrà via, una volta accumulato darà una serie di problematiche. Molti di questi cani vanno soggetti a epilessia, per quale motivo? Bisogna indagare, molto spesso può essere. Difficilmente c'è una problematica, una volta escluse le problematiche compressive, quindi a carico dei tumori, infiammazioni, cosiddette infiammazioni cortisone responsive, sono malattie spesso autoimmuni che partono a volte anche da una parete alterata intestinale, quindi un'alterazione della permeabilità intestinale. Possono poi riversarsi anche a carico del sistema nervoso. Sappiamo che c'è una connessione molto diretta tra intestino e cervello, quindi problematiche a carico dell'intestino si possono riversare a carico del sistema nervoso. È un soggetto che va incontro anche a delle problematiche, per esempio, per quanto parlavamo dei problemi neurologici, a volte si può avere una ipoplasia del dente dell'ipistrofeo, è un dente che si attacca, entra all'interno dell'osso dell'atlante, e quindi sono le prime due vertebre cervicali, si possono avere delle instabilità, addirittura delle problematiche poi neurologiche, a volte si deve anche operare, quindi bisogna fissare questo astragalo, il dente, quindi l'astragalo con l'atlante, cioè l'ipistrofeo con l'atlante. E quindi è una chirurgia molto molto delicata, quindi purtroppo sono situazioni congenite
E quindi allorché c'è una certa instabilità bisogna poi valutare attraverso magari degli esami, come può essere una risonanza, una radiografia, ma spesso anche la risonanza ci dà ottimi risultati. E a volte ci può essere anche una sorta di ampliamento dei ventricoli del cervello, ma molto spesso è una razza che va incontro ad encefaliti e encefaliti autoimmuni. Quindi attenzione, molto spesso queste encefaliti saranno anche post-vaccinali, quindi non è detto che tutti i vaccini si trasformano poi in encefaliti, però ci può stare soggetti particolarmente sensibili che a distanza di qualche mese possono sviluppare nell'immediato anche delle encefaliti, quindi autoimmuni, quindi bisogna stare molto attenti. Poi c'è altro grosso problema, quello degli antiparassitari. Molto spesso questi cani si fanno un abuso di antiparassitari, vuoi dei Spot-On che magari sono dosati rispetto alla loro corporatura, cioè pensate che uno spottone che va da 1 kg a 10 kg, un cane di 2-3 kg prende lo stesso dosaggio di quello di 10 kg. Ci sono alcuni prodotti che vanno da 1 a 5, però alcuni vanno da 1 a 10, quindi bisogna stare anche molto attenti. Pensate che questo prodotto viene messo tra le scapole e siamo proprio in corrispondenza della tiroide, del sistema nervoso, e quindi tossicità importanti che vanno prese in considerazione. Lì possiamo sicuramente rimediare, considerato che ha una struttura molto piccola, anche con degli spray naturali a base di neem, per esempio, in associazione eventualmente a degli oli essenziali. Quindi cercare di ridurre quanto più possibile questa tossicità, perché poi ne risente anche lì, ne risente il pancreas, il sistema nervoso, ma anche il microbiota intestinale. Si possono avere disbiosi intestinali anche dall'uso di questi antiparassitari tossici, ripeto, molto tossici. Quindi attenzione, attenzione, non pensate che sia tutto meccanico, mettere la fialetta tra le scapole, fare il vaccino annualmente, e la leptospirosi, alcuni alla fine la fanno, continuano a farlo ogni 6 mesi. Quindi sono tutte problematiche, e poi alla fine si creano grossissimi problemi, ma grossissimi problemi, malattie degenerative, infiammatorie, neoplastiche. Quindi state molto attenti, avete la possibilità di avere un cane che non vi dà tanti problemi, grazie a Dio non perde pelo, perché avete un cane che non ha un sottopelo. Quindi praticamente dovete tolettarlo con una certa cura, perché ovviamente tende a fare nodi, quindi sono i più esperti, i meno esperti. Io consiglio per esempio di fare un bagno alle nanobolle con ozonoterapia, quindi ossigeno-ozonoterapia, queste vasche che ossigenano il pelo, lo distrinsecano dai nodi, lo fa aprire, quindi dà una grossa possibilità a questi cani di ossigenare la pelle, fa una terapia anche contro eventuale malassezza, antibatteria, quindi l'ozono ha potenzialità incredibili. Allo stesso tempo evitare l'uso di questi farm, di questi shampoo aggressivi, soprattutto questi a base di clorexidina, che aggrediscono, eliminano quel grasso superficiale che è fondamentale per dare la protezione, la lucidità di questo pelo, che deve nutrirsi. Pensate a questo pelo come è lungo, quindi ci vuole un grosso nutrimento, una grossa integrazione, zinco, biotina, omega 3, omega 6, cioè tutti i grassi che devono nutrire questo pelo molto lungo e molto folto. Ovviamente chi non nutre bene il pelo, chi non cura l'alimentazione, intossica il pelo, ovviamente avrà un pelo scarso, opaco, aumenterà la forfora, aumenta l'untuosità di questo pelo, che è sintomo anche di una, diciamo, intossicazione, di una sofferenza epatica. Quindi dovete puntare molto sull'alimentazione, sull'integrazione, riduzione quanto più possibile di questa tossicità. Sapete che i vaccini oggigiorno si possono testare attraverso il test anticorpale, quindi potete benissimo fare il test anticorpale per assicurarvi che la copertura ci muove, gastroenterite, la leptospirosi, ripeto, è una scelta vostra. Lì proprio in quei casi in cui si deve fare è importante, perché quella zona richiede, perché c'è una situazione endemica, allora lo farei. Ma se avete la possibilità di evitare il classico cane che vive in appartamento a Milano all'ottavo piano, che sta in braccio dalla mattina alla sera, tocca giusto il marciapiede, ovviamente fare una leptospirosi secondo me è una malpratica. Quindi dovete stare molto attenti, soprattutto cercate di documentarvi su quelli che sono i principi di alimentazione. Io ho fatto un libro, sapete, La natura della salute nella ciotola, c'è anche un video su Vimeo che parla dei principi di alimentazione naturale, quindi è qualcosa che potete sicuramente preparare voi a casa, è facilissimo. Il soggetto è piccolo, dovete preparare 80, 100, 120 grammi di cibo al giorno, quindi è facilissimo farlo. Basta integrare un po' di carne, un po' di verdure, a volte in alcuni casi potete dare anche dell'uovo sodo,
alcune volte della ricotta con un po' di verdura, insomma. È semplicissimo, ovviamente dovete essere curati, dovete essere seguiti. Voi, se volete, potete usufruire dei miei consulti online, oppure quando vado nei vari punti d'Italia, tra cui Roma, Prato, Bologna, Monza, Napoli, più o meno visito una volta a settimana. Adesso riprenderò, vi sapete che con questo problema del coronavirus c'è stato un blocco. Adesso riprenderò anche a Napoli, molto probabilmente avrò anche un punto di riferimento, poi ve lo dirò a breve, sempre nel napoletano. A Roma riprenderò le mie visite più o meno e poi ovviamente ci sono le consulti online dove potete beneficiare da tutta Italia. Dovete mandare tutta la documentazione, quindi il profilo del cane, eventuali analisi, la diagnosi se è stata fatta. E ovviamente io vi seguirò passo passo attraverso questi consulti online. Per acquisire questi consulti dovete andare sul mio sito www.alessandroprota.it, sezione consulenza, e quindi potete cliccare o un singolo consulto o il pacchetto di un consulto con quattro controlli. Quindi è vostra, a seconda poi della problematica, se dobbiamo trattare problemi seri come per esempio le neoplasie, sapete che io tratto molto terapie biologiche in soggetti oncologici. E quindi quei soggetti devono essere eseguiti per settimane, per mesi, quindi la singola visita è relativa, quindi vi consiglio di acquistare il pacchetto. Ma mi fa piacere questo di trattare le razze singole, perché poi nel mio piano sarà proprio quello di creare un'integrazione proprio specifica per ogni biotipo. Quindi sapete, volendo potete anche provare a farvelo voi, magari per le prossime razze. Potete andare sul mio sito, quindi c'è una scheda che dovete compilare e vedere più o meno così riuscire a inquadrare il vostro biotipo del cane, del vostro cane. Ovviamente parliamo di razze, ma i meticci, ovviamente, che fanno parte comunque di incroci di alcune razze, potete anche arrivare semplicemente compilando il modulo e soprattutto riuscire a acquisire che tipo di biotipo è. Perché è importante il biotipo? Perché il biotipo è il modo anche di come una malattia si manifesta. C'è per esempio un soggetto che manifesta la gastrite in un modo, c'è chi magari biloso la manifesta in un altro modo. Per esempio il linfatico manifesta la gastrite in maniera diversa da un soggetto bilioso. Il bilioso crea grossi problemi, può avere anche degli episodi dialroici che a volte allertano il proprietario, a volte si sente talmente preoccupato che va di corsa al pronto soccorso e da lì ovviamente antibiotici, antiemetici, antigastriti, magari. È una situazione stressante per chi conosce il biotipo e magari attraverso un'accurata anamnesi si stabilisce che quel giorno ha avuto una situazione stressante, il cane si è stressato, ovviamente nello stress ha aumentato la produzione di muco che dà la funzione di questa diarrea, liberatoria se vogliamo. Quindi a volte la diarrea non va sempre bloccata perché sono tossine che l'organismo elimina. Quindi se io non conosco il biotipo molto probabilmente farò il mio classico protocollo antibiotico, antiemetico, antigastritico praticamente, no? Quindi inibitore di pompa, antibiotico intestinale, posso dare dei fermenti lattici, antiemetici che molto spesso non vanno dati proprio perché il vomito è un segnale di un qualcosa, a volte sono tossine che il soggetto elimina, quindi bisogna anche valutare il perché, la causa di quel vomito. Molto spesso bisogna andare a monte del problema, non bisogna combattere il sintomo. Una volta poi combattuto il sintomo, sì, ok, tutto a posto, ma la causa qual è stata? Molto probabilmente quel cane non mangia bene, ha un pancreas irritato, ha una bile, ha una colicista irritata. Quindi va indagato, un'ecografia, sicuramente molto spesso io vi richiedo sempre delle ecografie. Allora che c'è la possibilità, perché dall'ecografia mi faccio anche un'idea, no, della situazione, se devo fare dei consulti da casa. Ok, allora io direi, vediamo un pochino le vostre domande. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Milena, buongiorno Susanna, buonasera, buonasera, buonasera. Allora io spero che tutti questi sono proprietari di Yorkshire. Il maltese che tipo è? Il maltese più o meno siamo lì, quindi bilioso, nervoso, sicuramente non è un linfatico, no? Che avete ormai cominciato a capire le varie costituzioni, non è un linfatico, il linfatico è un soggetto flemmatico, quindi tende
anche da un punto di vista strutturale della corporatura, già vi dovete fare un'idea, quindi dovete classificare. Ciao Mariangela, quindi parleremo del maltese, non il prossimo che è il Chihuahua, ma fra due mercoledì. Mio figlio vorrebbe regalarmi uno Yorkshire femmina che adesso ha 40 giorni, non prima di avere 3 mesi. Allora, figlia però ha due fratelli e io non mi sento tranquilla. Lei ha seguito, curato e accompagnato fino ai suoi 18 anni Martina, barboncina del mio cuore. Vorrei avere un suo parere in cui mi fido assolutamente. Grazie Laura. Allora, il problema della femmina, sapete che poi dovete fare la scelta se sterilizzarlo o no. Questo è anche un grosso problema, eh. Io ho parlato su un webinar proprio delle sterilizzazioni. Allora, per quanto riguarda la sterilizzazione, io lì dove è possibile evitarla, dove è possibile, cioè un soggetto che non va incontro a false gravidanze ripetute che possono essere rischiose, quindi con una mammella che ha accumulato nel tempo una certa diciamo, accumulo sorti di microcisti che possono poi trasformarsi in tumore oppure è soggetta a infezioni uterine, lì in quel caso posso evitare di sterilizzare, ovviamente avendo una cura maniacale, nel senso che durante il calore poi bisogna fare tutta una serie di regolazioni attraverso dei fitoterapici, soprattutto nel modulare il progesterone, perché il problema grosso è soprattutto sono gli estrogeni. Quindi gli estrogeni molto spesso è dovuto anche ai soggetti in sovrappeso, ma anche agli strutture endocrini hanno gli estrogeni, quindi tutti i ftalati, tutte le sostanze che possiamo riscontrare in alcuni alimenti industriali e soprattutto gli antiparassitari, sono degli strutture endocrini, quindi anche quelli hanno un'azione estrogeno simile, quindi non cerchiamola solo nella sterilizzazione. Poi con la sterilizzazione abbiamo tutta una serie di scompensi ormonali che dobbiamo poi modificare attraverso degli adattamenti. Ho un Chihuahua, allora mi raccomando, il Chihuahua parlerò della prossima settimana. Anche tu hai problemi della gastrite, vedremo, parleremo del Chihuahua a fondo e parleremo Chihuahua sulla gastrite, perché molto spesso queste razze piccole, ripeto ragazzi, state attenti all'alimentazione, non date questi estrusi, ma voi provate a mettere degli estrusi in un bicchiere d'acqua. Vedete in quanto tempo si sciolgono. Vedete la stessa cosa che capita nel bicchiere, capita nello stomaco di quella povera bestia. Quel cane rimarrà con quella distensione gastrica per 7-8 ore e quindi quello crea dei grossi problemi. Dovete cercare di ragionare con la vostra testa, dovete incominciare a pensare in maniera diversa da quello che magari vi si prospetta. Vilma, grazie, ti ringrazio molto. La mia l'avuta, mi dica per favore quale alimentazione è più adatta, visto che il veterinario mi ha consigliato, vabbè, lo sappiamo, quella marca e quelle altre due marche. Purtroppo sono le due marche che vanno per la maggiore, che sono purtroppo fanno parte dell'informazione scientifica veterinaria, sono quelle che diciamo manipolano, cioè manipolano. Sono quelle che organizzano, quindi ovviamente hanno più voce, soprattutto tra i veterinari. Io sono per alcune marche olistiche che sono meno commerciali di queste qua che hai tu descritto, che io purtroppo eviterei di mettere. Voglio dire, non vorrei parlarne, perché ovviamente sono marche molto spinte, sono nel settore veterinario, sono molto spinte, sono quelle secondo me meno valide, anche perché parliamo comunque di un estruso, quindi un prodotto che viene sottoposto a temperature alte, che già di per sé c'è una denaturazione proteica, molti di quegli amminoacidi sono poi alterati nella loro struttura, quindi praticamente queste proteine che entrano nell'organismo sono di cattiva qualità, oltre poi tutta una serie di problematiche, in alcuni prodotti ci possono essere microtossine. Io sono più per alcune aziende olistiche che fanno fuori, ovviamente per un discorso di serietà non posso adesso menzionare, però. Voi sapete, quando parliamo di consulti, poi vi dirò più o meno qual è la marca che più vi potreste avvicinare, sempre associando però a un'alimentazione naturale, perché quella è in primis l'alimentazione naturale, è quella effettivamente che dà nutrimento, dà energia, dà vitalità. Ok? Hanno tutti e tre singhiozzo quando mettono il guinzaglio. Il singhiozzo a volte gli sbadigli, possono essere anche ripienezza di stomaco, quindi che possono avere anche una dilatazione gastrica perché magari non digeriscono bene. Essendo dei soggetti che hanno una cattiva digestione, dovete soprattutto rispettare i tempi, di lasciarli tranquilli dopo mangiato. Eviterei di farli bere subito dopo.
E quindi chi mangia in croccantina, avete visto che beve in maniera smisurata, perché ovviamente dilata anche lo stomaco. Ma voi vi accorgerete che quando passate un'alimentazione naturale, il cane beve di meno, defeca di meno, quindi ha un intestino, una pancia molto meno dilatata. E quello, tutto questo poi influisce su tantissime problematiche. Tante problematiche a carico della pancia possono poi riflettersi anche sulla muscolatura del dorso, e quindi dare lombalgie, quindi problematiche alla colonna vertebrale. Quindi c'è tutto un mondo che dovete scoprire, eh? Quindi mi rendo conto piano piano. Oggi Rudy, il mio Yorkie, ha subito un intervento per l'asportazione di una spina. Il veterinario ha fatto gli esami del sangue, nonostante il genitore risultato che glicemia è un po' altina. Gli altri valori erano buoni. Rudy non beve né urina tantissimo. Può essere che la glicemia si sia alzata per stress, sicuramente. Dipende poi dal valore della glicemia. Ma non so adesso che tipo di alimentazione fa. Io tenete presente che chi fa uso spesso di questi prodotti per uso veterinario, molto spesso c'è molto amido in alcuni prodotti. Quest'amido aumenta a dismisura la glicemia, crea dei picchi glicemici importanti. E nel tempo, ovviamente, questi picchi glicemici possono dare problemi al pancreas e poi può predisporre anche un'insulino resistenza, quindi un diabete di tipo 2. Quindi, non sapendo il tuo cane che cosa mangia, per me è difficile, però ovviamente lo stress porta un po' di glicemia alta. Può essere intorno a 160, 180, 200, ma non di più. Insomma, se è 400, ovviamente siamo quasi nel diabete. Adesso non so la glicemia che intendi tu. Dottore, buon pomeriggio, mi consiglio un'alimentazione casalinga per due chihuahua? Allora, abbiamo parlato. I chihuahua le parliamo settimana prossima, altrimenti non diamo spazio agli altri che fanno parte della famiglia di Yorkshire. Quindi diamo, perciò vi dico, io mi dedicherò ogni razza, quindi ogni mercoledì voglio dedicare una razza. E vorrei tanto che fossero i proprietari di quella razza, perché altrimenti non ha senso dedicare, no? Salve dottore, che ne pensa del CytoPoint per il problema del prurito che nonostante tutto non siamo riusciti a tenere a bada? Maria Teresa, non so se sei un mio cliente, ma io il CytoPoint non l'uso. È un prodotto a me non piace, è un prodotto che agisce praticamente sul sintomo. Ma perché c'ha prurito? Bisogna sempre domandarsi perché c'ha prurito. Noi spesso agiamo sia col citoponico che con l'apoquel, sono tutte sostanze che agiscono sul prurito. Che fanno? Mettono una pezza, mettono a tacere quella situazione e non vanno poi a monte del problema, che può essere un problema epatico, può essere un problema alimentare, può essere un problema del sistema immunitario. Non so se questo cane è stato super vaccinato, non so cosa mangia, quindi come faccio a darti un'idea? Io non sarei per questo CytoPoint, ma sarei più per una dieta, nel caso suo studiata, e cercare di modulare questo sistema immunitario. Per fare questo ci vuole molto tempo, ma sicuramente non è bloccando il prurito che risolve la situazione, anche perché una volta bloccato, una volta smesso quel prodotto, che in alcuni casi mi hanno dato anche alcuni clienti, hanno visto che non c'era nemmeno un grosso riscontro, ha avuto più successo l'Apoquel rispetto al CytoPoint, ma comunque in questi casi molto spesso poi riprende di nuovo. Quindi che fai? Appesantisci il fegato, perché comunque sono sostanze che possono appesantire il fegato, non risolvi il problema e quindi è una perdita di tempo e di denaro, a mio avviso. Sto guardando il video in diretta. Ciao Luciana. Patrizia. Ciao Patrizia. Siringomielia. Ecco, un'altra malattia purtroppo è questa siringomielia, ma questa a volte si manifesta anche per una compressione, perché praticamente è un aumento di liquido, diciamo di quel liquido che attorno al midollo spinale, che non dà pochi problemi, può dare problemi cervicali, infiammazione, a volte il cane ha dolore in quel posto, si gratta molto l'orecchio come se avesse qualcosa nell'orecchio, invece è un problema a carico della cervicale, e lì va indagato il problema di base. A volte si riesce a risolvere anche con una certa terapia, soprattutto la dieta, alcuni inibitori della produzione del liquido cerebrale, riducono la produzione di questo liquido e si riesce ad avere una certa, risultato. Anche col gabapentin, per esempio, sono sostanze che riducono questa nevralgia, se vogliamo, ma ovviamente a quello poi va supportata tutta un'alimentazione, un'integrazione, tutta una serie di esempi. In seguito a un intervento, allora, evidenziato in questo caso, a seguito di un intervento, quindi questa siringomielia l'avete riscontrata, allora,
Insegue un intervento di stabilizzazione e subluxazione, ecco, atlante epistofero. Come intervenire? Purtroppo io non so l'intervento da un punto di vista tecnico come è andato, perché ovviamente lì a volte si fissa con delle piccole vitini, a volte anche dei piccoli Kirschner, però ovviamente è un intervento molto delicato, a volte può residuare, certo, una siringomielia, perché comunque dobbiamo agire su una stabilizzazione, si può infiammare a volte. Si possono avere delle fenomeni aderenziali a causa di queste, diciamo, di queste membrane che avvolgono il midollo. Ovviamente può anche essere asintomatico, però in quei casi là, per esempio, si potrebbe fare molto con l'infiltrazione di ozono in corrispondenza della cervicale, del punto operato, e soprattutto bisogna dare stabilità in quella zona, quindi bisogna fortificare la muscolatura, i legamenti. A volte in umana pensa che si fa anche la proloterapia, questa proloterapia che io ho cercato di portare qui in Italia, e con delle piccole infiltrazioni di glucosio serve proprio per far irrorare, diciamo, rafforzare i legamenti del tratto cervicale, perché bisogna stabilizzare bene la muscolatura, bisogna fare in modo che quella non subisce delle sollecitazioni importanti. Ovviamente poi ci sono tutta una serie di rimedi antinevralgici, per esempio ci sta la fitoposveglia, ci sono anche altri rimedi, poi c'è il PEA, cioè tutti rimedi che magari vengono compressati e si danno come antinfiammatori. Questo ovviamente poi in separata sede vi posso dare tutto un protocollo. La mia 10 anni sterilizzata prende i croccantini, dopo una pancreatite risolta per fortuna può andare bene o meglio altro, allora sicuramente i croccantini non te li consiglio, perché già è un cane che ha problematiche importanti, il pancreas bisogna stare attento, quindi portarlo a un'alimentazione naturale, evitando eccessi di grassi, si possono associare degli enzimi pancreatici per tenere a riposo il pancreas, ma ti sconsiglio in maniera assoluta i croccantini. I croccantini. Alessandra, non ho capito la domanda, che è scritto H a i croccantini. Non ho capito la domanda. Allora, buonasera, cosa consiglia per i denti contatto per evitare pulizia dei denti addormentati? Ecco, questa è una grossa problematica, grazie per la domanda. Allora, prima di tutto voi non dovete arrivare a questi livelli qua, eh? Quindi non dobbiamo arrivare a questi livelli qua. Già con la masticazione, se fate una buona masticazione dall'inizio, se questi soggetti voi li abituate a una certa masticazione dall'inizio, magari con dei pezzettini, non quelli commerciali, colorati, insomma, che sono tutte schifezze, ma sempre nell'ambito di questi negozi biologici, come può essere il nervo di bue, la trippa verde essiccata, cioè cose che fanno masticare, già quello è un buon esercizio sia per la struttura, diciamo, per l'osso, diciamo, alveolare, diciamo, e anche per evitare la produzione, il deposito di questa placca, che molto spesso abbiamo detto è dovuta al reflusso gastrico, quindi questa acidità va a corrodere lo smalto, quindi crea questa superficie adatta per l'attecchimento di questi batteri. Si attaccano, quindi si forma questa placca. Che cosa fare? Ci sono dei spazzolini ultrasuoni che voi per applanazione appoggiate sul dente, ammorbidisce un pochino la placca. Ovviamente quando ci troviamo in situazioni non come queste, che qua ci vuole una pinza che li asporta, si può fare anche manualmente senza l'uso di anestesia, ci vuole solo la buona volontà da parte dell'operatore, ma si appoggia lo spazzolino sul dente, dopodiché o con grattamento così con l'unghia, oppure ci sono dei ferrettini, adesso anche dei toelettatori si sono organizzati in questo, lo possono fare perché ovviamente usano soltanto una serie di, diciamo, di curette apposite che sono dei spazzolini che anche quelli sono. Alcuni toelettatori ce l'hanno, questo spazzolino si appoggia, quindi ammorbidisce il tarto e allo stesso tempo cerca di grattare, quindi con questi ausili, queste curette, diciamo, no? E in modo tale che tu, se lo fai con una certa periodicità e soprattutto poi a casa magari strofini il dente con del bicarbonato e del cocco, in particolare olio di cocco e bicarbonato, ci puoi mettere anche un po' di zeolite per avere un'azione. Per assorbire quella tossicità, puoi metterci anche qualche goccina di tea tree oil. Io ho fatto un tutorial su YouTube sulla dentifricio, puoi strofinarlo, non dico tutti i giorni perché mi rendo conto che non è facile, ma almeno 2 volte a settimana lo strofini con una garzetta, tutti i giorni, vedi che la placca difficilmente si formerà. Poi devi tenere a bada molto l'alimentazione. Allora, salve Ivana, buonasera, dottor, uno Yorkshire Terrier tra cui.
tra cui uno di loro soffre di prurito al muso. Do crocchette ipoallergeniche, ma non ho risolto il problema. Cosa mi consiglia? Di togliere le crocchette ipoallergeniche, dare una qualità di alimentazione diversa e vedrai che piano piano migliora l'intestino, migliora il fegato, quel prurito piano piano viene meno. Ovviamente localmente c'è tutto un uso di rimedi fitoterapici, delle creme a base per esempio di calendolo, ma ci sono anche dei prodotti omotossicologici, sono anche dei prodotti a base di ozono che si possono mettere, puoi anche trattarlo, per esempio questo cane con degli lavaggi, anziché fargli il bagno tradizionale, puoi trattarlo con queste nanobolle a ozono, che ti agisce molto bene sull'ossigenazione, sul nutrimento di questa pelle. Vorrei sapere se uno Yorkshire nato da un fratello e una sorella può essere più soggetta a malattie. Beh, la consanguinità generalmente dà una sorta un po' di debolezza, però non è detto. Non è detto che debba nascere per forza, ovviamente se questo poi viene spinto e viene ripetuto nel tempo, ovviamente, sai, io sono un po' contrario a questa consanguinità un po' spinta, perché poi tutte queste malattie congenite alla fine sono anche frutto di questa consanguinità spinta. Eviterei, però non è detto che debba per forza, nascere qualcosa. Quando parlerà del Chihuahua? Mercoledì prossimo. Ho una Yorkshire di 3 anni sterilizzata, la Pro Life Light, va bene, ah, Pro Life Light, beh, non facciamo pubblicità, ragazzi, vabbè. Comunque, non è un cibo che io prediligo, io uso altri cibi, sono olistici, ripeto, non fanno parte della linea che viene generalmente sponsorizzata nell'ambito veterinario, quindi sono altre canali. Quindi canali che adesso in questa sede non mi sembra giusto dirlo, però sicuramente non è un cibo che io prediligo. Poi questo light che significa? Che c'è molta, ci sono meno proteine, cosa che ha bisogno proprio il cane, abbiamo parlato col tempo, soprattutto la vecchiaia, il cane ha bisogno di proteine di qualità, altrimenti il muscolo decade, il cuore aumenta l'insufficienza perché non ha quella struttura, il muscolo, quindi le proteine devono essere di qualità. Quindi a maggior ragione loro cercano di ridurre la quantità proteica, riducono diciamo la quota in questo caso non so se di carboidrati, però mettono più fibra. Quindi che cosa fai? Fai un altro che crea questo addome che si gonfia, si fermenta da questa fibra in eccesso, che poi può dare anche delle problematiche nel tratto gastrointestinale. Al mio gatto siberiano do le scatolette umide consigliate da lei. Posso continuare a... che c'è il gatto siberiano con questo Yorkshire? Isabella. Non lo so, dobbiamo parlare perché adesso non mi sembra la sede proprio. Vi ripeto, vi prego, fate domande inerenti allo Yorkshire, se no non ha senso fare. Pulizia dei denti, cosa consiglia? Ho parlato prima, quindi questo spazzolino ultrasuoni, secondo me è un ottimo metodo. Ovviamente cercate di evitare questo reflusso gastrico. Dunque, Katia, ho un maltese perché il dottore fa qualche diretta parlando di maltese. Abbiamo detto non il prossimo mercoledì, fra 2 mercoledì parlerò solo dei maltesi. Quindi dovete avere un po' di pazienza. Magari divulgate nei vostri gruppi. So che avete tantissimi gruppi su questi maltesi. I maltesi sono molto, ma molto diffusi in Italia. Io uso dare crocchette formate da ingredienti essiccati a bassa temperatura che contengono il 24% di. Ecco, già questa è una possibilità di dare i cosiddetti pressati a freddo, no? Ecco, già è diverso dal croccantino, anche se io proprio preferisco proprio l'essiccato, devo dire, che vedo che tu hai una certa competenza, però ripeto, 24% di amido non è poco, eh? A me magari lo alternerei o magari nella stessa giornata darei un pasto di essiccato e un pasto di cibo fresco, eh? Il cibo alla dieta è molto difficile. Oh, ieri per esempio mi è arrivato un cane che aveva praticamente, gli davano moltissimo riso, cioè davano riso tutti i giorni, ma moltissimo riso, perché questo riso purtroppo lo mettono un po' in tutte le diete, è un'abitudine quella di mettere sempre il riso, fanno carne, riso, pesce, riso, pesce, cioè il riso è una costante, ma il riso non è che va dato tutti i giorni, a parte il fatto che bisogna vedere già se di per sé un soggetto in sovraccarico, in sovrappeso, c'è già una steatosi epatica, ma il riso non va dato tutti i giorni, non è un riempitivo che tu riempi là giusto perché non hai un'alternativa da dare a quel cane. Cioè, le diete vanno studiate anche in relazione un po' alle esigenze, ma soprattutto vanno gli alimenti vanno
alternati, non si dà sempre la stessa alimentazione, anche lo stesso, dare sempre lo stesso diciamo, pressato oppure dare sempre lo stesso essiccato non ha secondo me una buona, non è una buona cosa. Ho un chihuahua di 5 anni e un'altra volta questi chihuahua. I chihuahua abbiamo detto mercoledì prossimo, eh? Chihuahua, Simone, devi aspettare un attimino. Lo so, ma dobbiamo dare la possibilità a chi ha lo Yorkshire. Allora, grazie mille. Alimento Cristina con naturale. Glicemia ero 157. 157 è altina, quindi siamo in una situazione di insulino resistenza. Siamo anche in una fase di diabete di tipo 2. Ma non so quando hai fatto l'esame. Io dico, quando fate l'esame del sangue, il cane deve stare a digiuno a meno di 12 ore, magari quel giorno gli date un alimento molto leggero, un'alimentazione molto leggera, potete dare anche un passato di verdure, giusto con proprio un po' di carne macinata, ma ovvio dipende anche da quello che ha mangiato la sera precedente e quanto tempo il digiuno è stato. Poi lo stress ovviamente fa il suo, però 157 mi sembra un po' altino. Bisognerebbe vedere altri valori, ma soprattutto bisogna vedere l'emoglobina glicata, è quello che è importante, il test per vedere un'insulina resistenza si va a vedere l'emoglobina glicata. La mia Yorkshire è insufficienza epatica cronica, lo sto curando solo con omeopatia, ma i valori non rientrano velocemente. Lei mangia questa scatoletta per insufficienza epatica. Allora, non è male questa scatoletta che mi hai dato, non è male questo BioPur. Inevitabilmente vi fate parlare del prodotto, ma io non amo, insomma, fare pubblicità, però rispetto a quelli più pubblicizzati che spesso si prescrivono, questa azienda mi piace, a volte la prescrivo, però ti ripeto, stiamo parlando sempre di un prodotto industriale con la quale tu puoi alternare oppure associare eventualmente, ma dare solo e unicamente quello non mi sembra una giusta comportamento, soprattutto se lo chiede a uno come me che ci tiene molto all'alimentazione, alla qualità, alla detossificazione. Quindi ogni tanto, magari alternando, associando, magari un po' la mattina, un altro magari cucinato la mattina, la sera magari un po' di questa scatoletta si sì, potrebbe andare bene, però l'insufficienza epatica non basta solo l'omeopatia, là bisogna aggiungere fitoterapici, micoterapia, c'è un sacco di cose da fare, la reacinzia, tu contattami, cerchiamo di fare un protocollo. La mia Yorkina 11 anni e prende il Vetoril, quel prodotto che abbiamo detto per il cushing, eh? Esatto. Non c'è qualcosa di alternativo? Sicuramente, perché questo Vetoril veramente è molto, molto, molto pesante. È un prodotto molto pesante, sovraccarica molto il fegato. Io cerco di magari ridurre, dimezzare la dose associando dei rimedi, dei fitoterapici. Devi agire molto sullo stress, quindi dare degli adattogeni perché la cortisolemia aumenta ovviamente anche in funzione dello stress. Bisogna vedere un pochino che il tipo di vita che fa, bisogna detossificare il fegato, vedi, sta un sacco di cose da fare, no? Quindi detossificare il fegato, alimentazione che non so, quindi dobbiamo sentirci, cara Barbara, però voglio dire c'è molto da fare. Dottore, mi potrebbe consigliare un'alimentazione casalinga al mio maltese? Ma spero che tutti questi maltesi poi ci stanno fra 2 mercoledì, perché io voglio tutti, Katia e via di seguito. Maltese, parleremo fra 2 mercoledì, ok? Allora, in un Beagle 16 mesi, anche tu, Beagle, il Beagle è una razza che prenderò in considerazione non so quando, però tenete presente sempre che i concetti di alimentazione ormai dovete un po' concepire che bisogna avere una grossa attenzione all'alimentazione, altrimenti se non investite adesso poi andrete a pagare in seguito. Allora, grazie dottore, gentilissimo, sarei ovviamente interessatissimo ad approfondire. Perché cosa? Beh, allora quando vuoi mi chiami e facciamo i consulti. Allora, buonasera dottore, io ho preso uno spazzolino nel negozio di animali, va bene? Allora, che tipo di spazzolino? Allora, quello che dico io purtroppo ha un certo costo, costa intorno ai 200 euro. Adesso non mi sembra giusto dire la marca, però è uno spazzolino a ultrasuoni, quindi basta che voi cliccate spazzolino a ultrasuoni e notate questo spazzolino che va appoggiato e fa una sorta di leggero rumore, ma bassissimo, e fa una sorta di ultrasuoni. Quello serve proprio per staccare un pochino questo tarto, però nelle fasi iniziali, ripeto, quindi nelle fasi iniziali, sempre associando poi al grattamento con qualche o con l'unghia o con una curetta.
un raschietto, chiedo scusa, e allora in quei casi là può essere utile se farlo con una certa continuità. Eventualmente voi non ve la sentite di fare, ci sono dei toelettatori, oggi abbiamo dei toelettatori, magari gli stessi che fanno le nanobolle e l'ozonoterapia e nelle vasche che dedicano anche una parte del tempo a questa asportazione di tartaro. Gli possono anche buttare dell'acqua zolizzata che fa molto bene per le gengive, quindi secondo me è un servizio da prendere in considerazione. Allora, siete tanti, io non riesco anche perché siamo giunti alla fine. Ripeto, cosa consiglio? Cibo e quantità proteica di occhio 10 anni? 10 anni bisogna sempre vedere le condizioni generali, quindi non bisogna eccedere nelle proteine, fare ogni tanto una sorta di dieta detox, riducendo al minimo le proteine, bisogna fare una sorta di mezzo digiuno, però nel bilioso, nervoso, è difficile fare il mezzo digiuno, ma sicuramente devi associare sempre degli epatoprotettori. Appena preso uno Yorkshire, 3 mesi, mi consiglia di sterilizzarla? Io preferisco di no. Allora, vatti a vedere i webinar sulle sterilizzazioni. Ho parlato a lungo sulla sterilizzazione, si potrà sicuramente essere d'aiuto. Appena cresce, intendo sterilizzarla, no? Intendo la sterilizzazione, no? Adesso. Sì, ho capito, ovviamente si fa dopo che ha sviluppato, quindi insomma dopo lo sviluppo, ma devi stare attento ai pro e ai contro, perché ogni cosa ha i suoi pro e i suoi contro, quindi vai a vederti il webinar che ho spiegato bene. Allora, frutta adatta allo Yorkshire, direi la mela essiccata, Mela essiccata, mi piacciono le chips di mela, mi piace. Cibi olistici, spieghi per favore un po' di più, sono ignorante in materia. Olistici significa che hanno una grossa attenzione sulla qualità, evitare la presenza di micotossine, ovviamente sulla qualità di queste carni, evitare quindi eventualmente dei grani, cioè hanno un'attenzione massima alla salute, hanno una maggiore attenzione sulla salute. Ovviamente parliamo un po' nel campo del biologico, no? Anche se il biologico è sempre relativo, però sicuramente hanno una maggiore attenzione rispetto a, diciamo, quelle più, più divulgate, più commerciali, per il mio. Ovviamente poi bisogna andarsi a vedere le schede perché non è tutto oro quello che luccica, però ripeto, molto spesso molti di questi prodotti sono fuori un po' dal sistema, diciamo, no? Dai binari della veterinaria, quella classica. Sono anche meno pubblicizzati, ecco perché sono poco conosciuti. Sempre gentile, la ringrazio a tutti, sono contento della prossima settimana, grazie mille. Cane tipo Chihuahua, allora parlerò dei Chihuahua, vedo che siete un sacco con i Chihuahua, lo so che siete tantissimi Chihuahua, però ripeto, settimana prossima ci dedicheremo solo al Chihuahua. Adesso sono passate, siamo arrivate alle 20, quindi allora che fare? Oggi è stata la prima giornata di queste razze, ovviamente. Continuate a seguirmi, la prossima sarà su Chihuahua, quindi tutti quelli che mi avevano fatto la domanda adesso la possono farla la settimana prossima. Io vi saluto, vi do appuntamento per i proprietari dei gatti sabato, questo sabato, quindi parleremo dei gatti. Sapete, i gatti ne parlo poco, però adesso speriamo di mettere a fuoco soprattutto le problematiche dei gatti, che non sono poche. Quindi ci vediamo sabato prossimo. E per quanto riguarda invece il webinar sulle razze, ci vediamo mercoledì prossimo. Grazie, un saluto.